Ti chiedi spesso com'è possibile potenziare il tuo cervello e mantenere un alto grado di concentrazione e produttività durante tutta la giornata? Oppure sei come me, una mamma con un bambino piccolo. Dormi poco la notte, ma l'indomani devi essere concentrata al lavoro e mantenere la lucidità per tutta la giornata, anche quando vorresti andare a fare un gran sonnellino ristoratore. Lasci che ti racconti la mia routine mattutina che mi ha permesso di essere sempre attiva e produttiva. La prima cosa che faccio quando mi alzo è ricordarmi i sogni che ho fatto. Perché lo faccio? Te lo spiego subito. Quante volte ti è capitato di dire "questa notte ho pensato a"? Bene, questo ti dimostra che anche quando dormi, la nostra mente non si ferma e continua a pensare e magari a fornirti l'intuizione giusta che stavi cercando. Se non ti sforzi di ricordare i tuoi sogni, rischieresti di dimenticartela appena ti svegli. La seconda cosa che faccio è rifare il letto. Perché lo faccio? La prima è perché un ambiente pulito crea spazio creativo nella tua mente e ti aiuta a fare ordine mentalmente. Hai presente quella situazione di chiarezza mentale che provi quando fai ordine sulla tua scrivania? Ecco, vivere un ambiente pulito e sistemato ti aiuta ad avere chiarezza e lucidità. Il secondo motivo è perché voglio cominciare la mia giornata con successo. Perché come fai una cosa è come fai qualsiasi altra cosa. Quindi inizia bene la tua giornata. La terza cosa che faccio è bere molta acqua. Il nostro cervello è composto per l'80% d'acqua e di notte è disidratato e per questo è estremamente importante bere acqua appena ti svegli. A questo punto mi lavo i denti con la mano opposta rispetto a quella che uso abitualmente. Esatto, se sei abituato ad utilizzare la mano destra, prova a utilizzare la mano sinistra per lavarti i denti. In questo modo il tuo cervello è costretto a fare uno sforzo e ad evolversi, creando più connessioni neuronali. La quinta azione è fare esercizio di respirazione profonda. Un altro elemento molto importante per avere un super cervello è l'ossigeno. Se ti capita spesso di sentire la tua mente stanca e fare fatica a concentrarti, fai dei grandi respiri profondi e ossigena il tuo corpo e la tua mente. A questo punto prepara una bella tisana cerebrale con elementi come la centella asiatica, come il ginkgo biloba e altri elementi che la tua erboristeria di fiducia saprà consigliarti. Mentre bevo e assaporo la mia tisana, scrivo sul mio diario della gratitudine. In questa fase puoi scrivere tutte le cose per cui sei grata. La gratitudine è davvero molto importante per la tua mente perché apprezzare le cose che hai già rende più facile ottenere ciò che vuoi. Ho anche la mia mappa della visione, la lista dei 101 obiettivi che voglio raggiungere e anche la lista per cui devo essere grata alla vita per avermi donato la mia famiglia, oppure per aver donato i miei figli, il mio lavoro e anche essere qui a parlare con te. Le ricerche dimostrano che praticare la gratitudine è importante per raggiungere il successo che meriti. L'altro elemento importantissimo che incide sul successo è non smettere mai di imparare. Questi due elementi messi insieme, ossia la gratitudine e continuare a imparare, sono i mattoni essenziali su quale costruire il tuo successo. Sai che molti geni della storia avevano con sé un diario? Leonardo da Vinci, Einstein, Marie Curie e molti altri. Chiediti, queste persone tenevano un diario perché erano dei geni o erano dei geni perché tenevano un diario? Dopo aver bevuto la tisana e scritto il mio diario, faccio 5-10 minuti di esercizio fisico che mi permette di aumentare i battiti cardiaci. Ricorda, ciò che fa bene al cuore fa bene anche al tuo cervello. Dopo l'esercizio fisico faccio la mia colazione potenziante. Questo è un punto che ho migliorato nelle ultime settimane, mangiando cibo vero e aggiungendo mirtillo o avocado secondo il piano alimentare che sto seguendo. Mentre faccio colazione, leggo per 20-30 minuti. Hai già sentito dire che i grandi leader sono dei grandi lettori, vero? Per qualcuno è quasi impossibile leggere tanto, ma ti assicuro che questo sarà un vero toccasana per la tua mente. Se seguire tutte queste abitudini insieme ti sembra troppo, farne una alla volta per 10 giorni e vedrai che alla fine dei 10 giorni avrai creato le azioni che instradano verso il successo e la libertà. Ricorda, crea le tue abitudini o le tue abitudini creeranno la tua vita. Alla prossima!